Buongiorno a tutti, amici di Mr. Blogger Valeriani. Siamo in questa diretta dove inviteremo un ospite veramente sensazionale. Visto che c'è quell'indegno video di report, ho chiesto conforto e delucidazioni a una grande penna, che adesso, se spero, mi risponderà all'invito. Ci dirà tutto quello che c'è da sapere. Abbiamo invitato. Adesso vediamo se risponde all'invito. Un saluto a Emily Brown. Aspettiamo, intanto vi dico cosa ne penso io di quella cosa. Per me è una roba vergognosa, però. Aspettiamo questo ospite sensazionale, questa importante penna del giornalismo italiano, personaggio di spicco, dovrebbe arrivare. L'ho invitato. Dando saluto Castiglia Luigi. Saluto Tony Pinovanda, stiamo aspettando. Saluto anche Asso di Roma. Grande Asso. Grande Asso. Salve Matt Brown. Stiamo aspettando. Ciao Asso, sto aspettando un ospite di un certo livello, ma ancora arriva. Speriamo che viene, io lo richiamo. Un po' se viene. Intanto fatemi delle domande, intanto che aspettiamo. Ciao Tony 90. Libero fuori 3 settimane. È un incubo. È uno schifo, però dobbiamo resistere anche senza zio. Dobbiamo provare a fare risultati. Dobbiamo provare a resistere. Dovrebbe saltare 3 partite, secondo me, conoscendo la bestialità di zio, che cercherà il recupero lampo, cercherà di recuperare il prima possibile. Quindi speriamo. Dando saluto anche Grafiche 2021. Saluto Alex Beta 03. Quindi purtroppo zio si è fatto male. Stiamo aspettando. Un attimo solo, speriamo che. No, no, non è da Brownie, festeggiamenti per lo scudetto. Non li ho per. No, 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 ragazzi, aspetta. Stiamo calmi. Lo scudetto non è il nostro. Non è ancora proprio. Non è programmabile. È un sogno, ma non è prevenibile. Intanto è arrivato l'ospite. Tenetevi forte.
perché ho tra i miei ospiti una. Dopo mesi di inseguimenti, io voglio salutare una delle più grandi penne del nostro giornalismo italiano. Ho l'onore e il piacere di avere il grandissimo Franco Ordine. Eccoci qua, buon pomeriggio. Senza tutti questi complimenti immeritati, andiamo sodo perché poi ho pochi minuti da dedicarvi. E Io quindi, la ringrazio, io la ringrazio. benissimo. Allora, siccome mi è stato chiesto di fare un intervento per, tra virgolette, tranquillizzare Sì. quei tifosi del Milan che risulterebbero in fibrillazione. Aspetti che si sposti un attimo. Non si sente il suo audio. E che il mio funziona. Un attimo, Franco, non si sente. Franco, non la sentiamo. Non si sente. Deve sistemare l'audio. Aspetti che non si sente. Un attimo. Deve sistemare l'audio perché non si sente. Un attimo. Aspetta che me lo rinvito. Franco, non si sente. Non la sentiamo. Aspetta un attimo. Franco, non la sentiamo. C'è un problema di audio. Aspetta. Adesso la rinvio. Franco, non si sentiva, un attimo solo. Eh no, Franco, un attimo. Riproviamo. Riproviamo. Si sente? Io non la sentivamo. Ecco, adesso mi sentite? Sì, io gli chiedo scusa, ma purtroppo non si sentiva. Vabbè, niente. Allora, riepilogando. Questa mattina il sito Calcio e Finanza ha ricostruito tutti i vari passaggi che certificano il fatto, la titolarità delle azioni del Milan, tutte in possesso per il 90, quasi il 97% a Elliott. Tardi nella giornata di domani scriverò anche un pezzo per il sito Derby, nel quale aggiungerò un ulteriore documento. Comunque, per andare al sodo e per farvi capire come stanno le cose, allora, ieri sul Corriere della Sera Mario Cerevini ha ammesso due cose importanti. Primo, che il fondo Elliott, non essendo un fondo, non ha il dovere di far conoscere quali sono i suoi investitori. Secondo, ha ammesso che i soldi versati nel Milan sono i soldi di Elliott.
E questi sono già i primi due passaggi. Aggiungiamo il terzo. Il terzo passaggio è che il consiglio di amministrazione del Milan è composto da cinque elementi, a partire da Scaroni e Gazidis, espressione di Elliott, più due che appartengono ai due broker napoletani e due ai piccoli azionisti. Quindi la maggioranza assoluta è di Elliott. Non solo, ma c'è un passaggio ancora più importante per i tifosi ed è il seguente. Voi ricorderete sicuramente le dichiarazioni di Paolo Maldini, il quale, Sì. quando spiegò come avesse concluso l'affare Tonali, disse testualmente: prima di concludere l'affare Tonali, ho sentito la proprietà e adesso la ringrazio per ottenere il via libera all'operazione, che era dal punto di vista economico molto consistente. Benissimo. La domanda che il milanista si deve fare è la seguente: con Sì. chi ha parlato Maldini per avere l'autorizzazione a concludere l'operazione Tonali, che è molto impegnativa dal punto di vista finanziario? Ha per caso parlato o per caso conosce i due napoletani? La risposta è no. Con chi ha parlato? Ha parlato con Giorgio Furlani, che è Elliot e che ha gli uffici a Londra. Ora, No. Ok. questa è la chiusura del cerchio, per cui oltre questo, amici miei, non si può andare, per cui se ne faranno una ragione al Milan, Quindi, che Elliot, e fino a quando ci sarà Elliot, i tifosi del Milan, grazie alla solidità finanziaria di Elliot, dovranno starsene tranquilli. ma ci sarà un comunicato, una risposta per quelle insinuazioni di riciclaggio, tutta quella, il Eh fatto sì, del ma nuovo quelle robe lì stadio? sono tutte quelle, siccome sono insinuazioni perché non ci sono pezze d'appoggio, uno Certo. non è che può smentire le insinuazioni. Lo so, ma io ieri. La cosa da aggiungere è questo, che c'è un evidente tentativo Sì, destabilizzante. no, di far saltare l'operazione dello stadio nuovo. Perché? Che poi porterebbe a puntini puntini, a una nuova acquisizione No, da no, parte di. no, perché da una parte ci sono le resistenze del comitato degli abitanti di San Siro e dall'altra parte, pensate un po', ci sono anche, c'è una società che ha presentato un progetto per ristrutturare San Siro con dei lavori sul terzo anello, che costerebbe 250 milioni. Pensate un po'. Cioè, bisognerebbe tenere San Siro, il cui primo anello è stato costruito nel 1926, spendere 250 milioni per tenere San Siro e non 600 per farne uno nuovo di zecca. Avete capito che cosa c'è dietro? Adesso vi devo Sì. salutare. Buona giornata e Io saluti a tutti. la ringrazio, caro Saluti. Franco, spero di poterti avere magari più tempo e poterti fare altre domande, così i Lo miei so, ma follower. purtroppo non riusciamo. Non lo so, però quando vuole può Va venire da me bene. perché io sono onorato di averla, perché ho tante domande da farle. Quindi io la Arrivederci. ringrazio. Quindi i tifosi del Milan possono stare tranquilli, diciamo così, e aria fritta, come mi ha detto a me. Esattamente. Ok, io la ringrazio e la ringrazio di questa spiegazione. Allora, sono riuscito a portare il grande Franco Ordine, spero che vi iscriviate al mio canale, spero che vi abbia fatto chiarezza. Quindi il grande Franco Ordine ci ha spiegato quello che c'era da spiegare. Quello del servizio di report di ieri è aria fritta, non c'è niente di vero, cioè niente da cui attaccare la nuova proprietà. Quindi quello ve l'ho portato adesso per tranquillizzare il mondo rossonero che ha ieri sera mi ha tempestato di messaggi, mi ha tempestato di richieste. Ma che succede? Stiamo fallendo, stiamo. No, niente, niente di tutto questo. Non siamo in mano a dei soggetti del soggetti poco lucidi o poco chiari. Quindi voglio salutare anche i milanisti del web che adesso facciamo entrare.
Oh, caro pensante. Buonasera, buonasera. Buonasera. Come stai? Ci sei? Si sente? Spostati perché se si blocca devo far uscire anche te, eh? Quindi cerca di spostarti, che se no non si sente. Ok, a posto. Dimmi. No, niente, ho visto che eri con Francordi. Certo, perché diciamo che ho chiesto a lui di spiegare quello che abbiamo visto ieri al report, di tranquillizzare i tifosi milanisti che ieri sera mi hanno tempestato di messaggi. Oh mio Dio, che cos'è quell'immondizia? Vabbè. Aiutaci tu, spiegaci. Allora, visto che io sono un piccolo blogger, ho chiesto di darci delucidazioni e di darci spiegazioni, perché il popolo milanista è subito piombato nel panico, nella paura più totale, Hai fatto e io bene, ho cercato di dare una spiegazione. Franco ci ha dato, che poi con calma me lo rivedrò, perché ero talmente agitato di avere il grande Franco Ordine, che vorrei averlo più spesso perché ho tante cose da chiedergli anche sul calcio in generale, su altre cose, ma l'ho preso 10 minuti che lo sto marcando da settimane. È un duro lavoro, di lavoro ai Francesco. fianchi. Quindi state tranquilli, cioè tifosi milanisti, dopo caricherò questa live di Franco Ordine, perché Franco ci ha detto di stare tranquilli. Cioè Elliott è sicuro, Elliott No. è inattaccabile, Elliott è il proprietario del Milan, non ci sono altri soggetti, non ci sono altri proprietari, altri, magari ce ne fossero in futuro, che voglio anch'io, ma quello poi vedremo in futuro. Ma adesso, ad oggi, Elliot ha il totale controllo e soprattutto quello che ha detto Franco Ordine, non è autorizzato a dire chi sono i suoi partner che hanno il restante parte. Non è autorizzato, cioè non deve dire chi sono i suoi partner commerciali o nelle restanti parti di azioni e parti nel Milan. Quindi non è autorizzato, non è obbligato a dirlo. In tutto quello che è stato detto ieri, che io poi mi hanno mandato il link, guarda qua, siete una società fantasma. Dai, io poi me lo sono visto con calma, è tutta aria fritta, tutta aria fritta. Sì, Quindi ma state tranquilli. se devo dire una cosa di Elliot, che porto rispetto perché è comunque una proprietà che non dico ha salvato il Milan, però Non ha quasi ha salvato il Milan. salvato il Milan, in poche parole. Qui io porto grande rispetto per la proprietà, spero che, anzi credo sicuramente, vedendo la serietà del fondo e vedendo le operazioni fatte in passato, che riuscirà a fare del bene al Milan e riuscirà a venderlo al miglior acquirente possibile. Dunque, io Ma di queste cose, io ho sinceramente. paura, caro pensante, che questa cosa uscita ad arte, proprio adesso che stiamo primi in classifica, che il periodo sta tornando quello, non dico di una volta, ma stai tornando a fare quello che eravamo abituati a fare. Guarda caso escono queste cose, guarda caso esce una cosa per destabilizzare l'ambiente e far piombare i tifosi nel baratro più totale. Invece, visto che io sono una persona che prima di credere a quelle cose va a cercare le fonti, va a cercare le notizie, va a cercare chi ne sa, prima di farmi prendere dallo sconforto e dalla paura, mi sono mosso, ho chiesto a Franco, ho detto: Franco, dimmi tu, ha detto: stai tranquillo, vengo nel tuo canale e rassicuro i tifosi milanisti, perché fino a ieri, fino alle 2 di notte, sono stato a tranquillizzare i milanisti che mi hanno scritto, ho detto: ma che cos'è quell'immondizia, che diavolo è? Ho detto: state calmi, perché non è quello che sembra, state tranquilli perché siamo solidi. Perché quando ho visto anch'io quelle, non voglio dire brutte parole, di report, ho avuto i brividi, perché sono alcune cose dette esattamente, altre proprio campate No, ma alla puntini puntini di cane. Quindi Report è famoso perché fa di un granello fa un deserto, no? Nel senso che da una cosa sì, minima. però, siccome i tifosi milanisti, tu sai che hanno i nervi scoperti ancora per la vicenda di Hong Kong Lee, che nessuno Mamma ha mai chiarito, cioè sono piombati in mia. Tutti. poche ore, dalle 8:30 di ieri fino alle 2 di notte, nel panico più totale. E io perciò ho fatto questa diretta con Franco Ordine, che purtroppo ho potuto avere soltanto 10 minuti, e mi dispiace perché ti ribadisco, tante cose da chiedergli. Lo ringrazio e lo voglio ancora più spesso perché è una grande penna e lui le cose lì dentro le sa. E mi ha detto: stai tranquillo,
dai, dai notizie ai tuoi follower di stare tranquilli perché Elliott è una proprietà sicura e detiene il 90-97% delle proprietà del Milan. Non è autorizzato, ribadisco, a dare informazioni su chi sono i suoi partner commerciali o i suoi soci nelle sue attività. Non è autorizzato e rispetta la legge, perché la legge dice che lui non è autorizzato a dare informazioni private. Quindi quello che si è inventato Report è tutt'aria fritta. Il Milan ha già Io risposto una settimana fa, andrei anche ma di denuncia. spero Andrei anche di denuncia. Li vai a denunciare dentro casa a tutti i report e tutto. Li vai Ma io proprio. spero Cos'è? che qualcosa il Milan farà, perché Rai 3 che fa? È su Rai 3 report. Domani comunicato stampa dice il Milan non condanna tutte le accuse rivolte alla società. No, ma non dire smentisce, perché come ha detto prima, l'ho sentito Franco, smentire vuol dire che c'è qualcosa di fondato, tra virgolette, ma queste sono tutte inesattezze. Dunque dice, si allontana da tutte le fandonie dette da Rai 2, da Rai 3, dalla redazione, da Report, e Se si vuole glielo stacca scrivo completamente io, glielo scrivo io. Mi faccio tremare. Prenderà provvedimenti e li vai a fare Prevedrete calma. Bene, così io farei. Senza poche parole, un comunicato e basta. sì, anche perché guarda caso, te lo ribadisco, proprio in questo periodo che siamo primi in classifica, esce questa immondizia, capito? Cioè, allora io mi faccio due domande. Cioè, mi faccio due domande. Perché proprio adesso? E come ho scritto anche su Facebook ieri, perché non si va ad indagare qualcun altro su come ha pagato gli acquisti, oppure su qualcuno che ha fatto l'esame di italiano, mi fermo qua. Vabbè, ma Perché quello. vai a spulciare? Io ieri sono stato tutta la notte a tranquillizzare i tifosi milanisti, tre anche in privato, molti mi hanno scritto, ma ti giuro, io veramente ho visto la paura nei tifosi che hanno detto, mamma mia, siete una società fantasma, stiamo fallendo. Cioè, perché poi la gente purtroppo beve, si abbevera da quelle fonti e non crede poi alla realtà. No, ma Cioè, ormai ho preso distacco dal mondo giornalistico. So di chi fidarmi. Tra virgolette, fidarmi, perché non è che tutti hanno la verità ogni volta che parlano. Però i vari Franco Ordine, poi ce ne sono altri, adesso non voglio fare i nomi, però di quelli io mi fido, ce ne sono altri in cui, diciamo, non mi fido, neanche li disprezzo, e poi ci sono la maggior parte, quelli che proprio dico, questi sono iscritti all'ordine dei giornalisti o per caso o non so come. Però vabbè, ormai il mondo è pieno di fake news, di come ti dicevo prima, no? Hanno un granello, fanno un deserto, dunque. ma purtroppo quel granello è andato in onda alle 8:30 di sera, perché se fosse andato in onda in seconda serata, ti faccio un esempio, sarebbe passato meno il risalto. Siccome è andato in onda in diretta alle 20:30, alle 21, e si è scatenato il finimondo, perché allora uno pensa, ma allora c'è qualcosa di sensazione, c'è qualcosa di vero se lo mettono alle 8:30 di sera, capito? E si è scatenato il panico. Si è scatenato il panico. E io subito ho attivato i miei canali, le mie possibilità. Ho scritto a Franco, ma che cos'è sta cosa? Perché io alcune cose sulla vendita del Milan le so per aver letto il libro di Campopiano, fatto di Hongkongri e tutte queste cose qua. Quindi sono più acculturato di altri, insomma, che non l'hanno neanche aperto quel libro. E altre cose le so perché vado a chiedere a persone interessate. Il tifoso medio, non dico del Milan in generale, non pensa, come diceva anche il nostro amico Piero Farenti, no? Non si ferma, cioè lui si ferma al campo, il problema è che il campo è il 10% di quello che succede nel Milan, nella Roma, nella Lazio, O peggio ancora, si ferma al campo e alla televisione, cioè a quello che gli viene detto. Capito? Non va come me a cercare invece di andare da chi ne sa. Come anch'io adesso, cioè, ogni tanto cerco di attivarmi, tu lo sai, anch'io, diciamo, ho collaborato, ho conoscenze minime, non è che ho granché. Poi come Piero, no? Che lui si va a studiare il bilancio, cioè non è uno che parla, che dice solo Kumbulla fa schifo, ritirati, per dire uno. Cioè poi lui dice, perché la Roma ha preso questo e va a vedersi il bilancio, tu come fai? Perché il Milan è di questo e ti vai a vedere le tue fonti, ti vai a leggere bene gli articoli, ti vai a vedere le cose pubbliche online e senza fidarti di chi te le dice. Sì, ma anche perché bisogna sempre stare attento a ciò che viene detto, anche perché te l'ho detto, quello è
è uscito in diretta, capito? Cioè, non Sì. è che. Allora io ho visto il popolo milanista in poche ore piombato in uno stato di terrore assoluto. Ma ci Cioè, sta, ci sta. sì, Dopo perché quello che vai a abbiamo toccare la passato. società, vai a toccare nervi scoperti, la gente ha paura, paura di sentire ancora, capito, notizie. Perché poi guarda caso, solo su di noi fanno tutto sto casino. Non è che su altri vanno a spulciare i bilanci, le cose. Noi siamo andati a vedere tutto il bilancio, hanno fatto le freccette, le cose, hanno fatto la Sì, vabbè, ricostruzione. ma è quando vogliono trovare il pelo nell'uovo lì, eh. Ma è Ma chiaro. se non c'è, Ma loro non devi. lo trovano. La minima cosa, come ti dico prima, e torniamo sempre al punto da capo, la minima cosa, loro poi sono bravi, no? Nella narrativa, nel montaggio, eh? La minima cosa, montano e fanno sembrare che tutto collegato a quella minima diventa, come dicevo prima, ritorniamo allo stesso punto, da un granello di sabbia. Ci fanno il deserto del Sahara, e purtroppo è così, ma non solo loro. E questa è Sì. l'ultima dei loro report, non mi sembra. Ciao Justin, come Justin sta? Come Nico saluto? Insta. Ciao Justin. Ciao, vi saluto tutti, scusatemi, oggi è questa diretta. Come state? Ci chiede Cipriano. Grande Ah, Cipriano. Cipriano, guarda, adesso che ha parlato Franco Ordine sto molto meglio, perché io ieri ho passato una notte intera a cercare di calmare i milanisti su Facebook, sui gruppi. Che mi hanno inondato di messaggi che privati, chi anche sui commenti, ma che succede? Perché voi non vi rendete conto come la gente si sia, tra virgolette, spaventata. Cioè, la gente è piombata in uno stato di terrore. Cioè, Sì, perché bastano dal poche nulla, no? cose. Dal nulla sta notizia è uscita, non c'era l'aria, Ma no, non nessuno. è che no, non è dal nulla, era che No, nel covava da senso. qualche. No, dal nulla Covava. intendo. Dal nulla. Dopo un periodo così calmo, dove anche la società non era stata toccata in nessun modo, e si Ah, pensava solo sì, quello sì. a. Già, si chiama Nico, però il nome, il Ciao, nickname Nico. è Just Nico Insta, dunque ti ho letto solo Just. Se Sì. no, il telecronista del Milan su YouTube. Ma Su YouTube. Jess, ma sei quello che fanno vedere per la Serie A che fa gli highlights per caso? Ma sai che. Perché c'è un telecronista che sbaglia sempre il nome di Calhanoglu, c'è Calhanoglu. Io preferisco la pronuncia Cialanoglu, non Sai che è Cialanolu. Cialanolu? Eh? Sai che dovrebbe essere Io Cialanolu la pronuncia giusta, mi pare. preferisco Cialanoglu, veramente. Preferisco più. La vita Saluto. Saluto. Cialanoglu. Certo, Preferisco di più. Saluto intanto Gastone. Vi chiedo di condividere questa live con i milanisti e Franco Ordine, perché veramente c'è stato un lavoro di. Non dico di pressing per riuscire a convincerlo ad entrare anche solo 10 minuti. vogliamo già Forse non vi annunciare rendete che farai con i fiorentini? conto. Quella ci sto lavorando perché non è tanto facile da incastrarla nella settimana strapiena di altre live. Quindi io la Vabbè, io voglio ti do un fare. consiglio, venerdì sera. Va bene, ne parlo con Andreini, con Catto, tu Ma parla già con. la sua disponibilità anche. Voglio devo dire, ma non è qui perché io, la prima cosa che ho fatto è cercare di tranquillizzare i milanisti su questa cosa qua. Poi dopo facciamo Adesso una cosa per si va a lavoro con i fiorentini, giù, hai finito i milanisti. Oh, ma sta sì. Ne barzelletta Valeria, intanto è entrato a ce la proposito faccio. di Fiorentina, è entrato Gabriele, che sarà ospite, credo, della Fiorentina. Il problema è che Sì, lui. caro Gabbe, purtroppo quel servizio di report mi ha fatto disgustare e passare la voglia di raccontare le barzellette. Adesso che sono un po' più tranquillo, magari ne trovo qualcuna per le prossime live, ma sinceramente mi era passata la voglia perché voi veramente ieri sera non avete idea di quello che è successo sui social e in Ti giro. dirò Il la Milan è verità, passato sai che non l'ho da una vista la società puntata? fantasma, Ti dirò eh? la verità, sai che non l'ho vista. Poi ho visto il video, cioè i video, la reazione dei milanisti e tutto, ma la puntata in sé non l'ho vista. Io Perché io ieri ormai sera me l'hanno non ci messo. credo neanche più in sti programmi. Faccio prima a non vederli perché proprio, va contro la mia onestà intellettuale. Ecco, non so come dirtelo, però credo che tu abbia. Sì, a me neanche io l'avevo vista, però siccome si è scatenato il finimondo, me l'hanno mandato, ho detto vabbè, allora vediamocelo tutto, perché io poi me lo vedo tutto, finché non. E ho visto immondizie, ho visto delle notizie false, delle cose ricostruite, attaccate, appiccicate, Senza fatte copia e incolla.
visto un po' il video all'inizio. Però l'ho visto tutto, e quando l'ho visto tutto, ho visto i milanisti piombare nel panico più totale. Ho scritto a Franco, ho detto: Franco, spiegaci un po' che succede. Ha detto: 10 minuti, posso venire nel tuo canale e tranquillizzare i tifosi del Milan, perché se ne sono accorti anche le grandi penne che i tifosi del Milan sono piombati in uno stato di terrore assoluto. E quindi l'hanno capito loro, perché poi la tensione, la paura, si poi c'è Gattuso, si tocca con mano. E quindi bisogna tranquillizzare prima di che scoppi, che poi quelli poi vanno avanti. E poi, quindi, io per questo ho fatto questa live con il grande Franco. Infatti, Gabriele ci scrive, organizza la live e facci sapere. Poi ci scrive. sì. Saluto anche Luciano Mazzei. A presto, Gabriele. Adesso Vincent mi ha dato l'assist per venerdì. Se non ci sono altri grandi No, YouTuber perché che guarda. Però se aspetti i grandi non l'avessimo la farei tutto. mai. Oggi c'è Prince, domani c'è Asso. Domani è giovedì? No. No, oggi c'è Asso, mi pare. Sì, oggi c'è Asso, sì. Saluto Luciano Non Mazzei. lo so. Comunque, vabbè, comunque io ti consiglio di farla venerdì, che non ci sono neanche partite. Magari loro la iniziano alle 22:30, tu inizi alle 21. Hanno detto che Gattuso ha minacciato la Vabbè, squadra ma. di schiera con. No, no, ho visto anche il tweet del Napoli oggi su Twitter, ero su Twitter, ho visto il tweet del Napoli e ha smentito tutte le accuse È una fatte ieri già. ricostruzione falsa. È una Sì. ricostruzione falsa. Però Gattuso ci è rimasto male, quello sì. Mo Sì, ma infatti non stavo credo cercando. abbia volontà di andarsene, sarebbe inutile. Concludo questa live, e se trovo Raffaele Raia, l'amico mio napoletano, lo chiamo un attimo e faccio raccontare un po' le sensazioni dalla parte napoletana. Ecco, come stanno post Milan-Napoli, visto che Raffaele Auriemma ieri ha detto che c'è una ricompensa divina, l'infortunio di Zlatan, un altro schifo, che Veramente ha non è detto mai. questo? Ah, Ma sì, sì, ha guarda, detto che. pure simpatico, ma questa proprio è una caduta di stile Io non paurosa. lo guardo Tiki-Taka, tu lo sai, però mi hanno fatto vedere il link ieri, perché poi mi hanno mandato il link. Questo ha detto che c'è una. Non proprio queste parole, ha detto che è una cosa. Quello che è successo a Ibra è una sorta di, capito, di giustizia, che, capito? Mi Vabbè, se fermo l'ha qua detto perché anche diciamo, in tono ironico, ci può anche stare. non lo so, quindi vedrò di verificare questo. Adesso mi riprendo ad aver, tra virgolette, tranquillizzato i milanisti, perché mi sento molto più sollevato adesso, perché io ho vissuto ieri sera una serata stavo guardando Catto in live, poi ho staccato, ho cercato di contattare subito le mie penne, subito i miei. Perché veramente i milanisti li ho visti veramente terrorizzati. Io poi queste cose li riconosco, capito? So quando stanno tranquilli e quando cominciano a inondare i social di paura, e non è una bella cosa. Perché poi purtroppo i social sono lo specchio delle emozioni, e io le riconosco, e ho visto veramente il terrore. C'è Comunque, chi ha scritto: aspetta, siamo. prima di andarmene, volevo solo leggere Sì. il messaggio di Cipriano e poi me ne vado. Avete visto cosa ha detto Auriemma? Dice che il Napoli meritava il pareggio. Magari anche lo meritava. Abbiamo vinto e godo. Arrivederci. Ciao. Ciao, Ciao Valeriano, grazie. Ciao. ciao. Ci vediamo più tardi, ci sentiamo, sempre presente. Allora, ragazzi, io vi saluto. Adesso vedo se riesco a trovare un'altra live con Raffaele Raia. Se riesco, la organizzo adesso, però chiudo questa perché c'è l'importante parola di Franco Ordine, quindi questa va chiusa e va salvata. Quindi vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao.